Ragazzi, qui è Bust Fitz. Ciao raga. E oggi siamo qui con la challenge che deve fare Vizzy per la sconfitta della sfida 1 vs 1 pack opening. Allora, come potete ben vedere, abbiamo mischiato tutti i commenti che ci avete fatto. Allora, praticamente abbiamo Nutella, che mi hanno pagato, vedete Nutella. Poi sale marino, sempre questo che rimane sempre nei nostri sogni. Poi abbiamo marmellata, che non si sa, di una marca marmellata di pesca. Poi abbiamo il grissino, ci è stato commentato bevi dal grissino, tu ovviamente. E poi vabbè, il pane con la quale andremo a mischiare marmellata, tutto quello che abbiamo qua insieme con questo. In più da bere, un po', giustamente mi hanno pagato, voglio fare vedere bene, vedete? Marchio Coca-Cola. E in più avrà da bersi anche questa col grissino. Vuoi già partire con questa? No. Ah, ok. Poi dopo. Giustamente già sgasata, cioè proprio per fare ancora più il gusto del grissino e della coca insieme, che sono veramente una cosa meravigliosa. Allora, Coca-Cola. Ti servo, la servo io, signore, la servo io. Allora, ordini. Allora, panino con l'altra volta lei ha fatto a me e io stavolta faccio a lei. Allora, prima si parte con un goccio di sale, ma giusto pochetti, ma non ho neanche messo, Vezze, non ti agitare. A posto. Sale. Bastardo! Lo togliamo, vedete? Zucchero marino. No, scherzo. Poi abbiamo Nutella nuova di pacca. Metto io la Nutella che fa nere i brufoli questa, sai? Direi che ti posso bastare così. No, metticela. Ma guarda. Voglio mangiarmi un buon panino con la Nutella. Aspetta, che faccio vedere bene qua. Lo spalmamento della Nutella insieme a tutto il sale, cioè. Sappi che io voglio mangiarmi una buona merenda, eh. Voglio una buona merenda, cazzo. E ora basta Nutella, perché ragazzi, perché se ci metto altra Nutella poi sa solo di Nutella e lui vince la challenge praticamente come se non avesse fatto niente. Poi guardate ancora un pizzichino di basta, facciamo vedere bene, mi vengono le vele giganti, porca troia. Vedere bene un attimo l'inquadratura speciale sempre della Canon. Guarda qua, sale marino e Nutella, cioè una bontà assurda. Ecco, è sbottata. mi vengono le vele giganti. Allora, non piace più, dammi qua. No, non usare quello che si sporca, lo metto dentro poi. Appunto, sennò si manca. Ah! È gelatinosa! Ah! Beh, gelatinosa sì, è marmellata. Ah. Mia madre poi. Dov'è finita la marmellata, Nicola? Non lo so, se l'ha mangiata Alessandro. Guarda qua. Ale, vai con la challenge più disgustosa del secolo della vita. Panino stretto. Qua, va, pulisci qua intanto, che tanta roba tua. Ale, a primo piano secco. Guardate ragazzi, marmellata in Nutella, cioè. Da vomito assicurato, un altro pizzico di sale. Basta, che mi vengono le veli giganti. Un altro piccolo di sale. Allora, iniziamo con questo allora. Dai, intanto io mi ingozzo un po'. Vaffanculo. Nutella. Non vale, non puoi. Nutella be ready. Comprateli, sono buoni. Vado. Aspetta che prendo un po' di carta. Strappamelo un pezzo. Che sennò mi sono tutto la Nutella nella. Fatto. Mettiamo via anche questa così. Ci siamo? Ci concentriamo su Vezze. Fai, saluta lì intanto. Allora io vado per la mia merenda, tanto che ora è? Saranno le 5 sono e mezza. Sono le 5 e mezza. Sai, volevo quasi l'ora di merenda, un po' in ritardo però. Ale, la bontà della marmellata, ma non è neanche male onestamente marmellata e Nutella, con quel pizzichino di sale. È sale. C'è il sale che si sente. C'è tanto. Il sale che tona bene, che dà quella sensazione di rosmarino, che di salato, di mare, di Liguria, no? Da proprio la bellezza. Potrebbero mettermelo come menù. Ma buono. Vedete, questo qua mangia anche la merda, già mi piace. È sale forse che è un po' troppo. Sciacquati un po' la bocca, va, bevi un sorsetto intanto. È zero. Bene, bene. Aspetta che faccio vedere bene che c'è il buco qua. Raga, questa qua non vedete, è il bus pasteggiamento. Dai, io pasteggio. E vai, il test del palloncino. Tira su, che fa bene. Ti hai sciacquato la bocca, signore? Guardate, mangia con quella. Come se fosse un pezzo di, non lo so, di pizza e un sorsetto di Coca-Cola. Guardate come ispira! Guardate con quale grinta! Si sta bagnando troppo, non passa più niente. Ale, vai qui! No, non devi mangiare, non devi. No. Sto bagnando troppo. Vabbè, direi che questa l'hai passata, dai, quella del grissino. Minchia, sto. Ora lo devi mangiare? Sì, mangia tutto, mangia un bel piatto di merda. Guardate se non mangi. No, quello no. Ale, guardate con quale bontà poi lo mangia, cioè. Ha sceso il livello della Coca-Cola, l'ho bevuta, però poi di più si sarà bagnato. E poi ci mettiamo un po' di succo insieme allora, visto che. Metti. Ale, vuole anche questo! Per gli iscritti lui farebbe anche altro, un bel pezzo di merda del cane. Sto uscendo allora, tutta marmellata. Arriviamo con il succo della Coop o della Conad, dovete dirlo nei commenti, se arriviamo a 10 like ve lo dico. Andiamo a mischiare anche un po' di succo all'interno della Coca-Cola, visto che
Il buon vecchio Vince ama queste cose molto rustiche ed è succo, non sto dicendo male, è succo. Cioè guardate il colore, color merda, oppure sapete quando piove, no? Che c'è quelle pozzanghere di fango, ecco guardate, e lui si bevrà questa merda. I suoi reni alla fine scoppieranno, vedete? Buona? Cioè anche convinto che sia buona. Io me ne vado, Maria io esco, cioè non posso, dai. Era buona? Buonissimo. E dai come la mia cagare stasera, eh? E vai con un po' di succo e coca che schifo, questa la beve come se fosse niente, io avrei già vomitato. Ah, così proprio come un boccale di birra, il routine finale. E direi che la smerdata questa challenge, forse era più semplice perché era più dolce, bisogna mettere... Diciamo che succo, tu sei andato sull'acido, io sono andato sul dolce. Diciamo che succo e Coca-Cola non è che sia un granché, però oddio, ognuno ha i suoi gusti. Poi. Io qua. Ragazzi, che dire, adesso rifare, tirare la roba. In questi giorni faremo la challenge 1 vs 1 pack opening dei tots della Serie A. E niente, speriamo di vincere ancora e tenerci sull'orlo della vittoria. Perché ragazzi, queste challenge sono bastarde. Mi sono divertenti, io oggi diciamo che non ho provato tanto schifo. Sarà che sono io, magari lui sgomiava, io sto bene. Magna che la merda, l'ho già detto. Ma che like, commentate, condividete, al prossimo appuntamento, che da Bar, è tutto. Bella!